Ripresa dei lavori, ore 11:50. Il magistris presente, Attanasio. Presente. Sì, grazie, abbiamo un problema di... Attanasio presente, Avitabile, al momento è assente. Borriello, presente. Capasso, presente. Coccia, presente. Giovino, presente, non lo vedo, sì. Giovino presente. Lanzotti, assente. Lebro, presente. Lettieri, assente. Madonna, assente. Mansueto presente. Se ci danno un po' retta. Non litigate. Marrazzo presente. Mascolo presente. Moretto presente. Mundo presente. Pace presente. Palmieri presente. Pentangelo presente. Pentoriero presente, giusto? Sì, grazie. Pinto presente. Troncone presente. Tuccillo presente. Uliano presente. Al momento sono presenti 20 e assenti 4, presidente. Grazie. Scrutatori abbiamo nominati prima. Il primo punto all'ordine del giorno è la surroga del consigliere Alfonso Ascione. Vi leggo la proposta di delibera sul punto. Prendere atto della proclamazione degli eletti effettuata il 9 luglio 2015 dall'Ufficio Centrale Elettorale di Pomigliano d'Arco. Prendere atto della decadenza ope legis dalla carica di consigliere metropolitano di Giuseppe Capone, in virtù dell'articolo 1,25, legge 56-2014, non essendo stato proclamato eletto alla carica di consigliere comunale di Pomigliano d'Arco nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015. Procedere alla surroga del consigliere metropolitano Giuseppe Capone con il consigliere comunale di Torre del Greco Alfonso Ascione, nato a Torre del Greco il 16/4/1961. Primo dei non eletti con la cifra ponderale individuale di 1179 nella lista di Forza Italia. In occasione delle consultazioni elettorali del Consiglio metropolitano della città metropolitana di Napoli tenuto il 12 ottobre 2014, non essendo state sollevate questioni in ordine alla causa di ineleggibilità o incompatibilità. Chiedo. Prego. Allora, riguardo alla questione. Consigliere Ventaggio. Grazie. Riguardo alla questione del consiglio. Sento altissimo, forse troppo più. Riguardo alla questione del consigliere Capone, del quale si sta discutendo da mesi e tutto ciò che formalmente e giuridicamente ne deriva, Forza Italia ha sempre fatto, non ha nascosto l'interesse di salvaguardare e limitare il proprio gruppo dei consiglieri eletti, senza proprio entrare in giudizio di poi chi dovrebbe subentrare. Capone ha collaborato allo Statuto, ha collaborato con me in questo anno e quindi è chiaro che un forte spirito di corpo ha teso a difendere la sua posizione. Non molto chiaro è stato, forse non molto chiaro a noi, la procedura che ha portato ad un'iniziale surroga, poi determinazione. Oggi di nuovo sento la parola surroga. Il consigliere Capone solo ieri ha fatto venire a tutti noi una diffida nella quale chiede formalmente, non solo con il sentimento di partecipazione che lo contraddistingue, quindi con la passione di chi ha fatto politica e vuole continuare a farla, di ben considerare la propria posizione, tutto quello che formalmente ne discende. A ciò, oltre che essere stimato avvocato, l'avvocato Capone ha aggiunto anche un parere da parte redatto dal professore Palma, che ben distingue e ben spiega, almeno sempre secondo la nostra idea, la differenza tra surroga e subentro, fa notare con facilità ma con giuridicità il fatto che il consigliere Capone non sia stato neanche per un secondo non consigliere della città di Pomigliano, perché la legge dice esplicitamente che
ci deve essere sempre la continuità delle funzioni. Il consigliere Capone è stato consigliere metropolitano, consigliere cittadino a Pomigliano senza interruzione, senza soluzione di continuità, perché noi sappiamo che ci verrà detto che all'atto della proclamazione non era stato eletto, però tant'è, c'è un dibattito in atto. La diffida e il parere sono giunti a tutti i consiglieri ieri. Noi per questo motivo chiediamo che questo punto possa essere ulteriormente approfondito e rinviato, perché sì, anche alla luce appunto delle nuove riflessioni fatte al merito, che altrimenti esporrebbero, lo dico anche per chi dovesse prendere il posto del consigliere Capone, ad inevitabili poi giudizi contenziosi di questi altar. Quindi vorremmo, ovviamente sappiamo bene, per esserne culturi della difficoltà, per dare un dato certo, in questo caso all'interpretazione della norma, però noi vorremmo almeno vedere lo sforzo e il tentativo da parte di tutto il Consiglio metropolitano di arrivare a una giusta soluzione, che nel caso nostro vede ovviamente Capone restare al proprio posto. Quindi è per questo motivo che chiedo di rimandare questo punto ad un successivo Consiglio metropolitano. Grazie. E questo ovviamente è fatto a nome di tutto il gruppo di Forza Italia, dell'intero gruppo di consiglieri di Forza Italia. Grazie consigliere. Prima di dare la parola al consigliere Lebbro, vi do lettura di una nota dell'avvocato coordinatore della città metropolitana di Napoli, avvocato Aldo Di Falco, datata 23 settembre 2015, indirizzata al segretario generale e per conoscenza al sindaco. Nel riscontrare la sua nota numero 13-73-79 della data odierna, di pari oggetto, pervenuto uno alla diffida dell'avvocato Giuseppe Capone e al parere del professor avvocato Antonio Palma, si ritiene che dalla lettura degli scritti allegati non emergano elementi tali da contraddire le motivazioni poste a fondamento della delibera di proposta al Consiglio metropolitano, che pertanto a parere di questa avvocatura non necessita di alcuna modifica. Ovviamente è materia, come diceva il consigliere Pentangelo, che è oggetto di interpretazione. Sentiamo il consigliere Lebbro. No, io capisco, come l'ha definito il collega Pentangelo, spirito di corpo. Io sono amico del consigliere Capone. Negli anni 90 siamo stati insieme in un movimento universitario, lui è stato un candidato del mio movimento e consigliere amministrazione all'Ediso. So bene la sua storia politica e lo stimo personalmente, però penso che noi non ci dobbiamo far prendere né da fatti personali e né da questioni politiche. Io credo che la surroga sia una cosa molto molto delicata, sia un aspetto del tutto tecnico, e credo che l'amministrazione della città metropolitana, attraverso il suo segretario generale, si sia posto questo problema di interpretazione, perché è vero, sono alcune settimane che si dibatte su questo problema. E sono stati fatti una serie di pareri, prima si citava il parere dell'avvocato capo, ma c'è anche un parere del Ministero degli Interni. Io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo per slegare questa questione dagli aspetti politici. La surroga è un aspetto tecnico che può succedere a tutti. Noi in Consiglio Comunale a Napoli ne abbiamo fatte 4 negli ultimi anni, e mai ci siamo posti problemi di interpretazione se non seguire delle linee degli uffici che chiedevano chiaramente se c'era un'incompatibilità e se allo stesso tempo c'erano delle problematiche. Penso che abbia tutto il diritto Capone, nell'eventualità che lui ritenga di essere parte lesa, di fare tutti i ricorsi del mondo con grande sincerità, ma credo che noi, dopo il Ministero degli Interni e dopo l'avvocato capo della città metropolitana, penso che sia nostro dovere non aiutare Ascione, ma aderire a una presa d'atto che chi ha fatto il consiglio e chi è amministratore spesso si è trovato in queste condizioni, e lasciare che i regolamenti facciano il loro corso. Perché il rischio qual è? Il rischio è noi che avremo un consiglio a 23 oggi, perché il consigliere Capone non è stato, l'amico Capone non è stato invitato, siamo in attesa di far entrare il consigliere Ascione, che facciamo? Rimaniamo a 23. Allora io credo che, come ha detto il consigliere Pentangelo, sicuramente il consigliere Capone si appellerà perché si ritiene parte lesa, come lo fanno tutti coloro che vengono sul rovescio, non è la prima volta che succede una cosa del genere, ma penso che sia nostro dovere oggi non votare a favore di qualcuno contro qualcuno, ma di aderire a una presa d'atto che ci è stata presentata in ufficio. No, grazie consigliere Moretto. Grazie, io proprio per riflettere sulle cose che diceva Lebbro in questo momento. Un atto di responsabilità prescinde dalle appartenenze politiche dei gruppi,
prescinde dall'amicizia, dalla conoscenza che lo stesso Lebro ha sottolineato, in quanto non è assolutamente una questione personale, ma è una questione di merito. E al di là dei pareri e al di là della interpretazione se è votata o è una presa d'atto, ogni consigliere dovrà farla questa presa d'atto. Ogni consigliere ha e deve avere la possibilità di leggere gli atti e di consultare anche, come ha fatto il consigliere Capone, che è il diretto interessato, ma anche ognuno di noi è un diretto interessato in questa vicenda, che non ha nulla a che vedere con le quattro surroghe del Consiglio Comunale di Napoli, né tantomeno in altre esperienze che sono maturate nei vari consigli comunali. Tant'è che quello che sottolinea l'avvocato Palma è una vicenda che esprime addirittura la Cassazione, per cui uno che questa mattina all'improvviso gli viene notificato c'è anche il difetto di notifica, perché qualsiasi atto che un consigliere notifica al Consiglio metropolitano deve essere ufficialmente notificato ad ogni consigliere della città metropolitana, cosa che questo non è avvenuto. Noi siamo venuti a conoscenza attraverso un fax che ci ha mandato l'interessato, il consigliere Capone. Allora, per consentire effettivamente a ogni consigliere di approfondire la materia, che è per la prima volta che si verifica ed è per la prima volta anche che si consuma nel Consiglio metropolitano, e molto probabilmente si potrà conseguire ancora delle situazioni del genere, perché siamo alla prima esperienza e c'è questo meccanismo veramente artificioso della elezione che avviene in un comune rispetto alla città metropolitana, per cui anche nel corso di questa consigliatura, immediatamente nelle prossime consigliature, ci saranno consiglieri che potranno anche decadere perché non hanno più il mandato di consigliere comunale nei propri comuni. Questo può verificarsi nell'immediata elezione del Consiglio Comunale di Napoli, e allora credo che sia importante e che sia necessario, avendo avuto questa esperienza del consigliere Capone, andare ad approfondire per avere effettivamente chiarezza su questo comportamento e sui comportamenti a divenire, che tra l'altro pone inequivocabilmente anche il concetto della decadenza, che non è avvenuta, perché c'è stata la contestuale decadenza per incompatibilità di coloro che hanno assunto la carica di assessori, e contestualmente, senza mai cessare da parte del consigliere Capone l'essere consigliere comunale di Pomigliano d'Arco, continuando ad essere consigliere comunale di Pomigliano d'Arco, continua ad essere, per logica, consigliere della città metropolitana. E con quale diritto noi questa mattina, senza chiarire fino in fondo questo meccanismo che si è innescato su questo processo al consigliere Capone, noi potremmo arbitrariamente, sia nei confronti del Capone, come sottolineava Davide Lebro, e sia nei confronti del subentrante, creare un qualche cosa di artificioso che potrebbe complicare sia l'espressione del pronunciamento questa mattina dei consiglieri metropolitani nei confronti dell'uno e anche nei confronti dell'altro. Quindi non è una questione partitica, non è una questione di gruppo, non è una questione di conoscenza, non è una questione di amicizia. È un atto di responsabilità che io ritengo che il Consiglio metropolitano questa mattina debba assumere nella richiesta che ha fatto il consigliere capogruppo Pentaggiolo. Grazie, consigliere Masco. Ascoltato con molta attenzione sia gli interventi del consigliere Pentangelo, sia quello del consigliere Libro, sia quello del consigliere Moretto. Devo dire che su questa vicenda, quando più tempo passa, più mi si complicano le idee, anche perché c'è una sovrapproduzione di atti
documenti che complicano ulteriormente il quadro e che ci vengono tra l'altro conferiti con lo stilicidio, perché da ultimo il sindaco ci leggeva una nota dell'Avvocatura Generale dell'Ente, ieri c'è stata notificata una diffida a firma dell'Avvocato Palma, stamattina abbiamo avuto trovato in cartella atti che tra parentesi avevo chiesto già un mese fa, però al netto di tutte queste riflessioni, io mi pongo una domanda, prima di entrare nel merito, e gradirei che il Segretario Generale ci chiarisse l'aspetto procedurale. Nel momento in cui noi dovessimo accettare la proposta del consigliere Pendangelo e quindi dovessimo differire la discussione su questo punto all'ordine del giorno, che cosa ne discenderebbe? Perché secondo me tutto è legato a questo passaggio procedurale, che è legato non tanto alle persone, non tanto ai partiti, non tanto alla posizione politica, ma è legato al rispetto delle regole e al rispetto del, come dire, del proficuo scambio e rapporto di collaborazione nel rispetto delle regole che deve animare il comportamento di tutti i consiglieri metropolitani o di qualunque componente di qualunque consesso, perché se non ci sono più le regole presumo che ci sia un deficit strutturale che non faccia più funzionare l'organo. Allora, proprio perché non riesco a capire da un punto di vista di regole che cosa succede, chiedo al Segretario Generale di illustrare al Consiglio quali sono gli effetti che discenderebbero da un'eventuale accettazione della proposta del consigliere Pendangelo. Allora, darei la parola al Segretario Generale, così in estrema sintesi illustra la procedura che gli uffici, in particolare ovviamente gli uffici preposti, il Segretario Generale e da ultimo l'Avvocatura, hanno elaborato con, relativamente alla decadenza ope legis di Capone e alla surroga che bisogna votare di Asciutti. Prego, Segretario. Grazie Presidente. Dunque, la questione è a tutti nota ed è stata ampiamente dibattuta ormai da diverse settimane. Come sapete, come si tratta di questioni di particolare delicatezza, al fine di evitare qualsiasi, come dire, valutazione di parzialità, non soltanto abbiamo approfondito con gli uffici nostri amministrativi la materia, ma abbiamo richiesto un parere dell'Avvocatura e da ultimo, come è noto, abbiamo chiesto, tra l'altro in posta elettronica, perché sembrava che il Consiglio fosse imminente all'epoca, un parere autorevole al Ministero dell'Interno, al Dipartimento competente del Ministero dell'Interno. Il parere relativo è stato diramato in primis in conferenza ai capigruppo, poi a tutti i consiglieri che doverosamente lo hanno richiesto e a cui abbiamo dato copia dell'intera documentazione in atti. La questione a noi sembra diciamo chiara, anche se delicata, nel momento in cui l'Ufficio elettorale centrale ha proclamato gli eletti del Comune di Pomigliano d'Arco, è stato quello il momento in cui c'è la fotografia dei consiglieri eletti, ancorché sulla base di quanto i consiglieri hanno evidenziato c'è poi giurisprudenza che parla di subentro automatico, di una surroga sostanziale che si traduce in subentro automatico. Ora, per quanto ho dato sapere, il Ministero dell'Interno quindi non solo si è espresso nel senso della decadenza, come sapete, ope legis in materia, ma per rispondere al quesito proposto dal capogruppo Mascolo, il Ministero dell'Interno, in armonia con la giurisprudenza costante, ha dichiarato che per quanto concerne la mancata surroga si troveremmo in un caso, un'ipotesi in cui si integra l'omissione di un atto obbligatorio per legge e in quanto tale rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dall'articolo 136 del testo unico. Credo che senza, diciamo, ulteriori elementi di commento si esaurisca in sé questa affermazione. Quindi occorre procedere alla surroga in quanto si tratta di un atto dovuto. Scusa. Chiedo scusa, posso dire?
Segretario, come al solito lei è ottimo e abbondante. La domanda, il quesito era specifico. Ognuno di noi penso che sa bene quali responsabilità ha e quali responsabilità si assume. Io le ho fatto un'altra domanda, anche perché il consigliere Pentangelo ha illustrato un'altra posizione, che è molto diversa da quella che lei ha tentato in modo ottimo e abbondante di esplicitare. Allora, io le ho fatto una domanda precisa. Nel caso in cui il Consiglio ritenesse che la richiesta di sospensione per darci la possibilità di leggere gli atti, perché questo, scusi, se vuoi parlare chiedi la parola, la richiesta di sospensione di questo punto all'ordine, di rinvio di questo punto all'ordine del giorno per leggere gli atti, fosse accolta dal Consiglio, che cosa potrebbe succedere al Consiglio che oggi legittimamente è incardinato qui? Questa è la domanda, e rispetto a questa domanda vorrei una risposta. Vabbè. Si tratta di una domanda non esclusivamente tecnica, in verità, perché voi sapete che all'ordine del giorno ci sono dei provvedimenti che sono collegati a delle scadenze previste per legge. Non accade nulla, cosa vuole che accada? La cosa che accade è semplicemente che è doveroso da parte del Consiglio procedere alla ricostituzione dell'organo nella sua interezza. È competenza e responsabilità del Consiglio valutare se il rinvio o la richiesta di sospensione di questo punto possa determinare qualche ulteriore conseguenza per gli ulteriori punti obbligatori posti all'ordine del giorno, perché collegati a termini di scadenza previsti per legge. È facoltà del Consiglio. È una domanda tecnica, ma non solo tecnica. Ecco. Va bene così, consigliere Mansueto. No, signor Sindaco, siccome io mi reputo un contadino della politica, le domande le faccio a lei. Non le faccio né al segretario generale né ai dirigenti autorevoli che sono presenti, perché ritengo che sia prettamente un dibattito anche politico e in una fattispecie anche giuridica. Per questo motivo vi permetto di dire da contadino, perché non ho sicuramente la contezza giuridica che ha lei come passato di magistrato, ma anche da avvocato, perché oggi lei oggi è anche avvocato. Sulla vicenda del rinvio, non mi date una funzione che non ho, sennò sarei un avvocato abusivo. No, non lo so. Detto questo, siccome stiamo parlando di un rinvio, quindi non ci sono possibilità di denunce oppure da parte, diciamo, di altri, oppure somme urgenze che dovremmo sviscerare oggi in questo Consiglio, è anche vero che tutti sanno, perché poi bene o male siamo amministratori, ci sono autorevoli sindaci, sanno che se non vi è l'opportunità della completezza dei 24 consiglieri, sicuramente il Consiglio non può andare avanti. Quindi questo lo sappiamo tutti, il testo unico lo prevede, quindi non c'è bisogno di fare appello a nessuno, c'è bisogno di fare appello al Sindaco, perché quando oggi, al di là di una mancata, e questo coglie anche l'occasione, perché finché c'è il parere del Ministero degli Interni, giustamente un parere istituzionale, ma quando c'è una diffida e non viene, e quindi per me al di là di tutto è già grave questo fatto, non viene notificata ai singoli consiglieri, perché la notifica deve avvenire, come in passato c'è stato per altri atti, o per la nostra polizia provinciale, quindi è presso i nostri domicili, per questo motivo ci sono grandi autorevoli avvocati che mi potranno dare contezza di questa cosa, oppure chiamandoci nelle sedi istituzionali e notificandoci ad persona. Quindi l'atto, e voglio dire al mio amico Davide, che è anche lo stesso Capone, un mio amico come Ascione, che saluto, che anche in, quindi non è una questione personale singola, è un qualcosa che sta percependo, e dobbiamo far capire anche che non c'è una linearità e una trasparenza in questo atto. Detto questo, siccome noi siamo, come lei giustamente ha detto, siamo persone in questo momento che dobbiamo non prendere atto, che la delibera è scritta anche perché questo è un atto deliberativo, non è una presa d'atto. La delibera proposta al Consiglio è se votare sì o votare no. Noi non diciamo sì o no oggi, noi chiediamo a te, a lei signor Sindaco, l'opportunità di approfondire maggiormente, di rinviare a 24 ore, rinviare a 48 ore, questa è una sua decisione, perché in tutto questo la somma urgenza, l'unico che può convocare anche tra 8 ore è lei. Quindi le chiedo, al di là di tutto, il rinvio per sviscerare maggiormente. Allora, come mi comunica il segretario in questo momento, la diffida è stata inviata per posta elettronica, e quindi è stata inviata a tutti quanti, e per come mi viene appunto illustrato, in base al regolamento vale come notifica. Io a questo punto, perché il tema mi sembra sviscerato da ogni punto di vista, se ritiene
il consigliere Pentangelo che è il primo che ha posto la questione, mettiamo ai voti la richiesta di rinvio seppur breve e poi si passa alla votazione sulla surroga di Ascione, perché il tema è sostanzialmente sviscerato. Quindi se c'è una richiesta di voto sul rinvio del tema, ovviamente, del tema... Scusa, sì, non ho capito, la richiesta di rinvio e poi passiamo alla votazione. Mi pare di capire che lei ha posto una richiesta di rinviare per approfondire la questione. La volete mettere al voto questa richiesta? Che chiaramente se viene accolta si rinvia, se viene rigettata poi si arriva a votare su questo volevo dire. Ok? Perfetto. Allora mettiamo ai voti la richiesta del consigliere Pentangelo e altri di avere un breve lasso di tempo, anche poche ore, per approfondire la questione relativa. No, non è così, sindaco, la proposta del capogruppo. Io penso che il sindaco abbia ben inteso, il breve tempo potrebbe essere giorni brevi, non ore, è chiaro, mica l'approfondimento, no, di poche ore. Tenete presente che c'è un piccolo dettaglio, sì, che ovviamente alla vostra autorevolezza non sfugge, che c'è un termine normativo cui noi dovremmo approvare il bilancio. È chiaro. Quindi, e siccome questo c'è un tema che si può della corretta composizione, è stato detto anche prima negli interventi, poi tutto è opinabile in diritto, però della corretta composizione di questo consiglio è evidente, non è una questione, è chiaro che non è che se ci aggiorniamo a stanotte, però non può essere nemmeno assolutamente. Formuli la sua richiesta come ritiene. Avevo tenuto conto anche, sindaco, conoscendo le responsabilità e i termini, essendo 24, avendo tempo fino al 30, di aver assolutamente prima del 30, questo è chiaro, non andiamo cioè tempo a sforare i termini del bilancio. Tenete presente che c'è anche altri adempimenti che si devono fare, la conferenza dei sindaci, cioè non è che si conclude con la votazione del Consiglio metropolitano. Quindi se può per cortesia esplicitare in modo più preciso qual è la richiesta di rinvio. Allora io potrei... Sì, sì, ma mi chiedete i giorni? Insomma, 4 giorni, 5 giorni. Sì, assolutamente. Alla mia discrezione. Per responsabilità non credo anche che potrebbe fare il segretario al contrario e pensare di quanti giorni ha necessità per arrivare al 30. Chiarissimo. Allora votiamo sulla richiesta di rinvio di questo punto, ovviamente, dell'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio metropolitano. Chi è a favore per la richiesta di rinvio della surroga tra Capone e Ascione? Alzi la mano. Di questo punto, adesso l'ho detto in modo chiaro, di questo punto. Ho capito, non abbiamo alternative. Come fa? Cioè, qual è l'alternativa? Ho capito, ma questo è appello nominale, ovviamente. Allora, si vede. Chiedo scusa, però non apriamo un dibattito. Diventa un'assemblea popolare. La richiesta di voto, se votare per forza. E questo è un bel pacciolino qui. Per rinvio. Uguale. Salta il consiglio. Ma perché salta il consiglio? Salta questo punto. Non puoi proseguire. Perché? Devi proseguire l'ordine. Questo è il problema. Devi proseguire l'ordine nella sua interezza, senza surroga. Tutti gli atti che ha capito, ma se quello chiede una richiesta di invio e chiede di votare, non vuole farlo votare. No, non può. Allora, consigliere Pentangelo, c'è una richiesta che mi sembra fondata del consigliere Libro di votare, in realtà non potendo poi proseguire il consiglio perché non si completa la surroga, perché si tratta, per come risulta dagli atti amministrativi, di una decadenza ope legis, noi andiamo a votare in realtà per l'approfondimento che avete voi richiesto un rinvio della seduta odierna del consiglio. Quindi questo mi pare di capire che è più corretto. Quindi votiamo per appello nominale per il rinvio del Consiglio odierno al fine di approfondire la questione della surroga di Ascione. Sindaco, chiedo scusa, solo che non giriamo intorno ai sofismi. Noi richiediamo il rinvio del punto perché ci interessa. Che poi in automatico ne discende che rimane, se poi rimane il Consiglio. No. Non voglio dire una cosa che non è mia idea, io voglio rimandare il punto. Poi quello che ne consegue, ne consegue. Conseguenza del rinvio del Consiglio.
non è una questione così certa. Come? Io credo che il segretario su questo debba chiarire che non si può mettere a votazione una proposta che di fatto poi è monca, cioè se va messo a votazione va rinviato il consiglio, perché se no dopo rimaniamo nell'imbarazzo di fare un'altra discussione se è perfetto o non è perfetto il consiglio a 24 o a 23. Anche, attenzione, chiedo scusa, anche se si comprende la distinzione, di fatto è quello che dice il consigliere Lebro, cioè qualora dovesse essere votato è un rinvio di fatto. Vabbè, insomma, subito dopo. Dai. No. Si vota il rinvio alla fine del consiglio. Però siamo. Io sono contrario. Sindaco, chiedo scusa. Precisamente possiamo sapere su cosa votiamo, perché sennò qua non riusciamo più a capire. Allora, votiamo il rinvio del punto 1 all'ordine del giorno. Poi vediamo quali sono gli effetti che seguono a questo. Punto. Questa è la richiesta. Non possiamo fare altro, perché non c'è una richiesta di rinvio del Consiglio Metropolitano, c'è una richiesta di rinvio del punto 1 dell'ordine del giorno, che poi ha degli effetti evidenti che non ci sfuggono. Posso? Allora, qua mi pare di tutto giusto, posso sindaco? Mi pare di tutto giusto che la smettiamo con le finzioni, perché o si chiede il rinvio del Consiglio Metropolitano di 2-3 giorni. Aspetta, no, tu devi stare calmo. Aspetta un attimo, devi stare calmo, altrimenti si cerca di rinviare il punto, ma di fatto il Consiglio Metropolitano non potrebbe procedere. A me abbiamo consapevolezza di questo. Allora, se vogliamo fare in modo serio e trasparente anche la nostra discussione, per accogliere anche la proposta di Pendaggio, di un approfondimento sugli atti, perché le notifiche sono arrivate in ritardo, possiamo le notifiche non sono arrivate in ritardo, consiglio. Che? Le notifiche sono a posto. No, io non l'ho avuto, però non ne ho avuto, poi non è che siamo a posto. La segreteria mi dice che le notifiche sono a posto. Ma sindaco, ma se il coordinatore dell'avvocatura l'ha scritto il 23 settembre, ieri, quindi la siamo arrivata adesso. Vabbè, ma noi non l'abbiamo avuto, abbi bontà. Adesso possiamo chiedere, ci impegniamo già da subito, tutti insieme, in modo che si può fare l'approfondimento. Non pregiudichiamo il percorso che bisogna fare per l'approvazione del bilancio, di convocarci, di aggiornarci e convocarci il 28 di settembre, in modo che noi votiamo accogliendo l'istanza di Pendangeli, al tempo stesso però ci fissiamo una data che siamo abbondantemente dentro l'approvazione del bilancio, e mi pare una prova di responsabilità sulla quale possono convergere l'insieme dei gruppi consiliari. E ciò non c'entra io, rimango prima lui. Ovviamente con l'assunzione di responsabilità che non vi sfugge, che i tempi, non è detto che andando al 28 ce la facciamo, però qua ognuno chiaramente. 28 c'è il presidente Arnaldo, ma noi non abbiamo mai suggerito. Già vi comunico che il 28 non è possibile. Sì, il 29 non è possibile, perché ci sono stati il consiglio di sindaco. 28 pomeriggio e 29. 28 pomeriggio, consigliere, non le sfugge il tema, che c'è il Presidente della Repubblica a Napoli. No. Sta tutta la giornata, andiamo a una sola parte, va benissimo. Il sindaco deve andare al Presidente della Repubblica, sicuramente. Sì. Poi, se per carità, possiamo fare tutto nella vita, però non posso parlare di rispondere al Presidente della Repubblica. Sindaco sta a Ponticelli la mattina, poi primo pomeriggio fa... La mia agenda, se consente, così a che ora si libera? E a che ora si libera? Il Presidente va via intorno alle 19:20 del 28 settembre. Voglio io per chiarezza, perché sennò consigliere Mino. No, voglio fare una precisazione, mantenere la disciplina, perché noi stiamo dando per scontato l'esito della votazione, che scontato non è.
perché noi abbiamo chiesto il rinvio di questo punto all'ordine del giorno. Qualora la nostra proposta non fosse accolta, il Consiglio potrebbe tranquillamente andare avanti ed esaminare gli altri punti, quindi non parliamo della stessa cosa, e quindi per questo invito il Sindaco a porre in votazione la proposta del Capogruppo di rinvio di questo punto all'ordine del giorno. Consigliere, no, volevo intervenire sulla proposta. Io è chiaro che è legittimo da parte dei colleghi di fare qualsiasi proposta di rinvio. Io però credo nel merito di entrarci su questo rinvio. Io credo che noi stiamo facendo una missione fortissima, lo dico con grande sincerità, lo dico e lo dichiaro a verbale, perché nel momento in cui la diffida dell'avvocato Palma, io l'ho ricevuta ieri, io l'ho ricevuta sulla mia email, l'ho avuto e l'ho letta, tant'è vero che mi sono meravigliato che i funzionari provinciali, scusatemi, avessero distribuito, voglio dire, la copia anche in aula. Io credo di essere nelle condizioni assolutamente di votare quella delibera. Credo che stiamo facendo un danno all'Assemblea, perché la decadenza è già stata presa per certa dalla struttura amministrativa, e credo che abbiamo bisogno di un altro passaggio per poter decidere su questa proposta di voto. Io vorrei sapere ufficialmente dal segretario generale, se non l'abbiamo detto ma non l'abbiamo detto a verbale, se noi siamo in condizione di andare avanti con 23 consiglieri. È una questione formale da mettere a verbale, solo questo. Ripeto, secondo me noi stiamo facendo una fortissima omissione a rinviare quella che io considero sì una delibera ma una presa d'atto. Credo che stiamo facendo un danno. Grazie. Allora, considererebbero, il tema l'abbiamo già affrontato, è materia, come tante materie, assolutamente opinabile, ed è chiaro che mettere una spada di Damocle su una votazione così importante, dove qualcuno... Scusi, ma lei non può parlare innanzitutto, si stia zitto per favore, non può parlare... Chiedo scusa, guardi, lei non ha titolo di parlare qua, non sta agevolando la situazione, non è un'assemblea popolare e quindi dovrebbe sapere le regole e non può parlare qua. Lei non può parlare. Scusate, fate allontanare per favore il signor Ascione. Vai. Va bene, vai a fare le denunce che vuoi, vai. Prego, per favore, fate allora. Vabbè, dai. Una denuncia in più, una in meno, non ci fa male. Va bene. Siccome è materia opinabile e Ascione ha contribuito a renderla ancora più opinabile, io non mi prendo la responsabilità di dire che se noi oggi, come dire, andiamo avanti lo stesso, la seduta sul bilancio è sicuramente corretta. Quindi io, e chiudo la discussione sul punto, si va a votare la richiesta di Pentangelo, il rinvio del punto 1 all'ordine del giorno. Poi valuteremo se ci sono altri effetti, ma questo solo all'esito della votazione, che non sappiamo quale sarà. Cioè, poi ognuno voterà secondo coscienza e vediamo dopo che succede. Quindi, per appello nominale, la votazione del Consiglio Pentangelo. De Magistris. No. Contrario. Contrario. Attanasio. Favorevole. Favorevole. Avitabile. Favorevole. Borriello. Non ho inteso. Favorevole. Capasso. No. Contrario. Coccia. Contrario. Contrario. Iovino. No. Contrario. Ah sì. No o sì? Sì, sì, sì. Si corregge il voto, sì. Allora, rettifica, allora Iovino rettifica il voto da contrario a favorevole. Lanzotti. Non c'è. Lebro. Contrario. Contrario. Lettieri. Assente. Madonna. Favorevole. Mansueto.
favorevole o contrario? No, chiedo scusa, no, no, ho solo ricordato se era favorevole o contrario. Grazie. Marrazzo? Favorevole. Mascolo? Favorevole. Moretto? Sì. Favorevole. Mundo? Favorevole. Favorevole. Pace? Contrario. Palmieri? Sì. Sì, ho inteso, favorevole, giusto? Pino. Pentangelo? Pino. Pino. Favorevole. Pentoriero? Favorevole. Pinto? Favorevole. Troncone? Contrario. Tuccillo? Favorevole. Uliano? Favorevole. Presidente, 16 voti favorevoli al rinvio del punto e 6 contrari. Io ritengo che a questo punto si debba rinviare l'intera seduta del Consiglio Metropolitano, perché almeno per quanto mi riguarda non mi assumo la responsabilità di andare avanti senza aver provveduto sul voto della surroga. Ovviamente adesso valuteremo il giorno più idoneo, tenendo presente che noi dobbiamo rispettare i tempi della legge, quindi se del caso non escludo che verrà convocato anche di domenica. L'esito del voto. Ovviamente l'esito del voto e la seduta è chiusa. Sì, il rinvio del punto è chiusa la seduta.